Danny? Elisa? Valerio? Cristian? Andrea? Alice? Aurora? Benedetta? Leonardo? Matteo? Riccardo? Filippo? Elisa? Sofia? Davide? Angelica? Camilla. Ecco, possiamo prendere in mano il libretto. Così possiamo seguire più attentamente e rispondere tutti dove è scritto appunto tutti. È con gioia e con timore ed emozione che oggi ci presentiamo davanti a te, Signore. Gioia e timore per questi bambini che si avvicinano a te per la prima volta in modo nuovo, nutrendosi del tuo corpo. Gioia perché la freschezza di questi bambini ha tanto da insegnarci. Timore perché ci rendiamo conto che questo dono prezioso è affidato a tutti noi. Chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, ci dice oggi il Signore. Ma uniti a tutta la comunità, mentre ti ringraziamo per questo giorno, ti chiediamo di sostenerci nel mostrare a questi bambini la bellezza dell'incontro con te, che faccia tendere le nostre braccia verso il cielo, che non è mai avaro, che non è mai lontano, che sa amare, sa solo amare. Ci alziamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Ecco, ora vogliamo umilmente chiedere perdono al Signore dei nostri peccati.
Gesù, ti chiediamo perdono per tutte le volte che siamo rimasti chiusi in noi stessi, senza donare la nostra gioia e il nostro sorriso agli amici. Signore, pietà. Signore, pietà. Gesù, ti chiediamo il perdono per tutte le volte che ci siamo dimenticati il tuo comandamento dell'amore e non sempre siamo pronti a perdonare e fare pace con gli altri. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Gesù, ti chiediamo perdono per tutte le volte che non abbiamo partecipato alla messa la domenica. Aiutaci a ricordare che tu sei il nostro migliore amico e che sei sempre al nostro fianco. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a diffondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci mettiamo seduti e ascoltiamo la parola di Dio. Prima lettura dal libro dei Numeri. In quei giorni il Signore scese nella nube e parlò a Mosè. Tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad. E lo spirito si posò su di loro. Erano fra gli scritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse:
Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!» Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore, e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Anche il tuo servo ne è illuminato. Per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Ora a voi ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto, ed egli non vi ha opposto resistenza. Parola di Dio. Parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano solo, anziché con le due mani andare nella genna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, affinché con due piedi essere gettato nella genna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un solo occhio, anziché con due occhi essere gettato nella genna, dove il verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco bambini, questo è il momento abbastanza importante, è il momento della predica. A voi piacciono le prediche, vero? Non dite bugie adesso, perché dopo, se no, non possiamo fare la comunione. Ai genitori vostri piacciono le prediche? Quando i genitori dicono corta e breve, significa se non parli per niente è meglio. Allora, bisogna purtroppo parlare, se no la messa non è valida. Pensate un po' quanto importante è la parola di Dio. Che cosa abbiamo ascoltato nel Vangelo e nelle letture di oggi? A voi piace domani essere ricchi? Sì o no? Oh, è un segno buono. I genitori vostri lavorano per guadagnare i soldi o perché possano realizzare loro stessi? Voi non lo sapete, chiedeteglielo un po'. Che vanno detto? Sì, che per guadagnare i soldi o per realizzare loro stessi? Hai corretto o è vero? Hai corretto tu, non era così quello che ti hanno detto. Allora, vediamo un po'. Nel mondo ci sono tanti uomini che sono ricchi, anzi veramente sono pochi, per fortuna. E hanno tanti soldi. Gli uomini invidiano queste persone ricche. Se uno invece fosse intelligente e saggio, è più ricco del ricco o è meno ricco di quello che c'ha i soldi? Secondo voi, è più ricco? L'avete detto voi, eh? Non ve l'ho suggerito io. E se qualcuno fosse tanto bravo, tanto saggio, che ama tanto il Signore, che diventa un esempio nei confronti degli altri, e quando lo incontriamo ci mette tanta pace e tanta serenità, quello è ancora più ricco o meno ricco? Ancora più ricco, Iago, esatto. Ancora più ricco. Vedete quanti tipi di ricchezza ci sono nel mondo? Gli uomini di oggi pensano alla ricchezza materiale, alla saggezza, o a Dio, secondo voi?
alla ricchezza materiale. Allora, quando succede questo, vediamo un compito, ditelo anche ai vostri genitori. Non pensare solo ai soldi. E tante volte i genitori vostri hanno tanto da fare per guadagnare di più. Speriamo che trovino il tempo anche per essere saggi. Speriamo ancora di più che trovino il tempo da dedicare a Dio. Speriamo che oggi è il giorno della vostra prima comunione. Sarà anche l'ultima? Da chi dipende? Da voi o dai genitori? Dai genitori. Però, vedete, siete più saggi di quello che pensavo. Dipende proprio anche dai genitori. Una volta una bambina di quinta elementare gli dissi: Dio, ma tu a messa non ci sei venuta più dopo la prima comunione. E la colpa è la sua, fa il padre. Non me ci porta mai. Il padre ha detto: che figuraccia che mi hai fatto fa. E se è la verità, ognuno deve essere responsabile delle sue azioni. Allora bambini, ecco, speriamo che i genitori vostri vi insegnano tante cose. Fanno tutto per voi. No, vi vogliono un bene dell'anima. Anche l'altra sera ai genitori gli ho chiesto: voi volete bene ai figli? Che cosa hanno risposto? Che pensate? Sì. Oggi ho fatto un'altra domanda. Volete il bene dei vostri figli? Secondo voi è più importante volere bene, che i genitori vi vogliano bene, o che i genitori vogliano il vostro bene? Che vogliano il vostro bene. Perché volere bene a un figlio non è sempre facile, ma è molto facile. Volere il bene dei figli invece è molto difficile. E nel mondo noi dobbiamo cercare le cose difficili. Quando la maestra vi dà un compito in classe, lo preferite facile o difficile? E che imparate? Niente. E allora a che serve andare a scuola? Una perdita di tempo. Se invece è difficile e lo sapete fare, siete più contenti o meno contenti? Più contenti. Allora vedete che le cose difficili alla fine ci danno più gioia, ci danno più soddisfazione. E anche se a volte dite: adesso sto giocando, non mi rompere le scatole, no? Se papà e mamma vi dicono qualcosa, cercate di farlo. È per il vostro bene. Se dite: sto giocando, adesso non mi va di andare a messa, dopo vi sentite in colpa, allora è meglio che ci venite e poi vi sentite contenti. Cerchiamo di amare il Signore. Ecco, oggi quando avrete ricevuto Gesù dentro di voi, come vi ho detto, cercate di pregare, ringraziare il Signore. In questi giorni lo avete ringraziato per la famiglia, per i genitori, per tante cose belle, per tutte le cose create. Oggi lo ringraziate anche perché è venuto dentro di voi. Vi porterà tanta gioia e tanta serenità. Sarete più contenti, sarete sempre felici, sarete ragazzi nuovi. Incominciate il vostro cammino verso la crescita umana e speriamo anche spirituale. Ok? Ora ci alziamo in piedi e professiamo la nostra fede.
Ci troviamo sul libretto a pagina 10. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, al Padre che sempre ci ascolta e ci ama e ci dà ogni bene, rivolgiamoci ora con fiducia filiale. Preghiamo insieme dicendo: Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Signore, so che in questo giorno molto importante mi sarai vicino, come lo sei stato nel momento del bisogno, e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me e per tutto quello che mi hai dato e che ho. Ti prego, Gesù, che io possa amarti sempre con tutto il cuore. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per noi bambini partecipiamo per la prima volta a ricevere te, Gesù. È un giorno molto importante. Aiutaci a riceverti nella gioia e semplicità. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Ti ringrazio, Signore, per tutte le cose che mi hai donato e che mi doni ogni giorno. Fa che non manchi mai il necessario a tutti i bambini del mondo. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Gesù, ti prego di essermi sempre vicino. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per tutti i bambini che soffrono per la povertà e la guerra, noi ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Ti ringrazio per questi bambini che ci hai inviato e prego perché il Signore li renda più consapevoli del grande amore con cui Dio circonda la loro vita e che sappiano vivere ogni giorno in modo più profondo e più vero l'amicizia con Gesù e con gli altri, soprattutto con coloro che sono nelle difficoltà, concretizzando con gesti di generosità. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Signore, noi genitori ti ringraziamo per il dono ai nostri figli e nello stesso tempo ti chiediamo di aiutarci a crescerli nel rispetto del prossimo e nell'amore verso gli altri, seguendo il tuo insegnamento, perché in questo mondo così indifferente a tante cose, l'unica risorsa che abbiamo per rimetterle a posto è proprio l'amore e la pace. Per questo ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Vogliamo ricordare anche i nostri cari defunti, quelle persone che non ci sono più e che ci hanno trasmesso tanti valori, tanti principi, tanta fede.
Soprattutto ricordiamo in questa celebrazione Ramona e Antonio. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Ora ci mettiamo seduti e accompagniamo con il canto l'offerta del pane e del vino. Quando vaccinato
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Eccoci, alziamo in piedi, prendiamo il libretto in mano e cerchiamo di seguire attentamente tutti i bambini e i genitori. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipi alla comunione con Te, unico e sommo bene, concedi che la luce della Tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. Ti ringraziamo, Padre Santo, che ci hai creati, perché possiamo vivere per Te e amarci come fratelli. Tu ci hai donato il pensiero e la parola, e ci chiami a condividere tra noi le nostre difficoltà e le nostre speranze. Per questo, lieti e riconoscenti, ci uniamo a quanti in tutto il mondo credono in Te, e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l'inno della Tua lode. Tra gli uomini che erano lontani da Te e divisi tra loro a causa del peccato. Ha aperto il nostro cuore perché impariamo a conoscere Te, Padre di tutti, e ad amarci tra noi del Suo stesso amore. Padre Santo, manda il Tuo Spirito a santificare questo pane e questo vino, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. La sera prima di morire per noi sulla croce, Egli raccolse a mensa i Suoi discepoli per l'ultima cena, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Signore mio e Dio mio. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi in remissione dei peccati. Poi disse loro: fate questo in memoria di me. Signore mio e Dio mio.
della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della sua venuta. E ora siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o Padre, per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. In questo santo sacrificio che Egli ha affidato alla tua Chiesa, facciamo viva memoria della sua morte e resurrezione. Accoglio, Padre, con il sacrificio di Gesù l'offerta della nostra vita. Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato. Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi. Egli verrà nell'ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno né peccato, né morte, né pianto, né pena alcuna. Padre Santo, ci hai chiamato a questa mensa nella gioia dello Spirito Santo per ricevere il corpo e il sangue del Cristo con la forza di questo cibo. Donaci anche di vivere sempre nella tua amicizia. Ricordati del nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Nazareno e di tutti i Vescovi della tua Chiesa. Ricordati anche di Angelica, di Filippo, di Elisa, di Andrea, di Riccardo, di Cristian, di Iago, di Valerio, di Sofia, di Camilla, di Davide, di Benedetta, di Elisa, di Aurora, di Alice, di Jenny, di Matteo, di Leonardo. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna del tuo regno con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Madre nostra, con San Giuseppe suo sposo, con tutti i santi. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora, obbediente alla parola di Gesù Salvatore, formata al suo insegnamento, diciamo insieme. Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da ogni male, concedici la pace dei nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Con la gioia nel cuore e spiritualmente doniamoci la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Ti dovremmo ringraziare per tante cose, sono una bambina fortunata. Oggi ti ringrazio in particolare per avermi donato una bellissima famiglia. Fa che viviamo sempre in salute, in pace e in serenità, seguendo il tuo insegnamento. Care catechiste, grazie per averci accompagnato in questo percorso per la comunione. Ci avete sostenuto ed aiutato a comprendere la parola di Dio. Non ci avete mai lasciato soli, anche quando a causa del coronavirus non ci siamo potuti ritrovare in presenza. Il vostro esempio ci aiuterà a crescere nella fede, con affetto i ragazzi della Quinta A. Ci alziamo in piedi. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora vogliamo invocare la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dio, che nella resurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e le vostre opere. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Adesso faremo il canto finale, poi i catechisti ci regaleranno un pensierino e poi ci faremo la foto quassù, prima insieme ai catechisti e poi invitiamo anche le maestre presenti.